装備配下、通常通信システム SCU が空距離で前で採択し、近距離攻撃装備起動。敵反応多数確認。見ればわかる。Ragazze e ragazzi, rieccoci qui su Nier Automata. Allora, continuiamo dove ci eravamo lasciati. Ci troviamo qua all'accampamento della Resistenza. L'episodio scorso abbiamo eliminato tutti gli Ora traditori della mappa, almeno quelli attuali, poi non so se ce ne saranno altri. Dobbiamo andare qua sotto, anche se prima io volevo sfoltire un po' il numero di queste missioni, diciamo, sì, secondarie. Sì, se non ricordo male avevo detto andiamo di qua, poi da qua aggiungiamo Luna Park, poi da Luna Park andiamo al villaggio delle biomacchine e dal villaggio non lo so, qua c'è... Ah, qua è oltre il ponte, è vero. Bisogna vedere se oltre il ponte magari si è sbloccato qualcosa. Ok, anche nel deserto c'era una missione da fare. E in quello più grande pure. Lettera misteriosa, fotografie. Va bene, ci occupiamo di tutto. Anche qui c'è... Ok. Sì, prima di andare qua sotto, insomma, facciamo le dovute missioni anche per diventare più forti. E sì, avevo questa lancia nuova che andava provata. Qua però era un po' tutto distrutto, se non ricordo male. Fa vedere se la via è libera o devo fare, non so, un giro largo. No, forse si può passare. Sì, la via principale è qua in basso. Ah, vediamo se... lo scopriremo poi un giorno, più avanti. Qua abbiamo... le biomacchine aggressive. Noi siamo a livello 17. Ok. Missione. Ciao, tu sei un androide, vero? Vorrei chiederti una cosa. Credi che il mondo sia pieno d'amore? Ma forse. Non credi che dovremmo tutti esprimere maggiore felicità nella nostra vita quotidiana? Può darsi. Esatto, in questo caso sei proprio la persona giusta per aiutarmi a rendere questo mondo un posto migliore. Ma certo. Davvero? Credi nel sogno di creare un legame universale attraverso l'amore? Altro che, vediamo, secondiamolo. capisco, allora forse posso fidarmi di te. Sai, molte macchine detestano combattere. Perciò ho deciso di radunarle e organizzare una parata. Sarà una parata in onore dell'amore e dell'amicizia tra tutte le creature. D'altro canto, molti nostri simili non vedono di buon occhio tali esplicite manifestazioni di pace e amore. Pertanto vorrei che sorvegliassi la parata per garantire che il suo sublime messaggio venga diffuso in piena sicurezza. Vabbè, ok. Grazie per l'aiuto. Sarebbe fantastico se potessi tenere al sicuro i miei compagni durante la parata. E ora dimostriamo a tutti il potere dell'amicizia. Ok. E questa parata... dov'è? Cioè... fa vedere se si è aggiunto qualcosa. Questa c'era già. Adesso andiamo a vedere quella. Ah, forse devo parlargli ancora. Vediamo. Ah no. Ma... ah, ecco. Vabbè, scortiamoli questi giullari qui.
Attenzione. Al 35. Questi qua, aspetta. Non venite di qua. Fermatevi un attimo. Cavacca. Porca vacca. Aspetta. Un attimo. Calma. Io ci provo a difenderli, però. Dov'è? Non andate lì. Ecco. Cioè, questi sono molto intelligenti. Che non si fermano. Ma guarda. Non ce la faccio a... No, non ce la faccio. Ecco. Sono troppo forti le biomacchine aggressive. Come cavolo faccio a difenderle? Cioè, posso anche combatterle, ma se devo pensare a difendere loro... devo essere a un livello più alto, praticamente. Quindi questa non si può fare. Missione fallita. Vediamo cosa dice il tizio. Aspetta. Recupero il mio corpo. Che ne so. Certo che avvisare prima, cioè mettere un indicatore o un qualcosa del livello missione, non sarebbe stato male, in generale. Ciao. Adesso gli parliamo. Recuperiamo i chip. Vediamo di saltare come abbiamo fatto prima. Okay. Dov'è? Qua. Recupera. Ok. Quindi se questa non si può fare, la mettiamo da parte. Senza, però intanto gli parlo un attimo. Vediamo. Questa volta giuro che la mia parata porterà la pace nel mondo. Rifiuta, va. Non fare così, su, datti una mossa. È maleducato, eh. Vabbè, andiamo avanti. Andiamo avanti. No, scusa. Scusa, ma è partito questo? Ho detto di no. È partito. Vabbè. Niente. Ci riproviamo, ma falliamo un'altra volta. Aspetta, Ok, attenzione a ste palle. Nonna. Cioè, mi sa che contribuisco anch'io a distruggerle. Attenzione. Ehi, non riesco a... Ho un po' a tiro il fuoco, ma... Madonna. Vedi, perché tanta violenza? Mi rifiuto di arrendermi, ci riproverò. Sì, ci riproveremo anche noi un'altra volta, ok? Va bene. Perché comunque il danno glielo facciamo, non è che non glielo facciamo, però... non facciamo così tanto danno da essere molto superiori a loro e quindi a garantire una buona sicurezza. Quindi allora non mi parlo neanche, tanto non posso neanche rifiutare, a quanto pare. Andiamo avanti. Aspetta. Carro grezzo. Per ora limitiamoci a fare appunto come abbiamo fatto sempre, cioè le missioni più o meno del nostro livello, se sono a livello superiore, comunque che siano fattibili. Come quella del maestro di karate.
Comunque, andiamo di qua. Vediamo che altra missione è questa. Qua c'è un oggetto. Vediamo. Salve, salve, un caloroso benvenuto a Luna Park. Ecco la tua tessera. Se raccogli tutti i timbri vincerai un premio gratuito. Tessera 1. Per uno. I timbri sono sparsi per il Luna Park. Cerca dappertutto. E detto tra noi, ho sentito che i premi sono veramente grandiosi. Non ti trattengo oltre. Buona fortuna e buon divertimento. Raccolta di timbri. Ma... cioè, tipo... ah, vedi, ok. Sono comunque l'area assegnata. Ma... come sono fatti sti timbri? Forse sono oggetti così, vediamo. Sì, ok. Stamp. Poi ce n'è uno qua, ma è sarà dall'altra parte. Vabbè, visto che siamo qua. Mi sembra una missione tranquilla questa almeno. Aspetta. Riposiamo un po'. No, questi sono 200G. Oddio, è lui. Biomacchina furiosa. Indietro, imbecille. Noi biomacchine siamo vive. Ficcatelo bene in testa. Devi morire. Voi tutti dovete morire. Anche questo maledetto timbro deve morire. Ah, però mi ha dato il timbro. Non mi ha aggredito, meno male. Cioè, meno male. Avevo appena detto che era una missione tranquilla. Vediamo, uno di qua. Quindi ce l'hanno anche magari i personaggi. C'è un negozio. Lavori qui, no? No, qui no. Ah, quella era la luce, sì. Qua c'è... vediamo il negozio un attimo. Non parlare troppo forte, serve qualcosa? Acquista. Ah, lui ha, ok, materiali, vendi, per ora non vendo niente. Tanto si fa sempre in tempo a vendere, vediamo qua sopra. Ah, vediamo lui, ha paura? No, in lacrime. Che tristezza, vuoi uno stupido timbro, vero? E va bene, timbrò la tua scheda con le mie lacrime, wow. Vabbè. Ok. Posto. Poi ce n'è. Ce ne deve essere uno qui. Ah. Magari è qua sopra o... ah, è qui magari. Andiamo qui. Biomacchina inquietante. Allora, vuoi un timbro? Tieni, ecco. Vabbè. Timbro. Va bene. Questo? Biomacchina in pausa. In pausa ora. Vabbè. Ok. Andiamo di qua. Oh, questo gira e spara coriandoli, cioè lancia coriandoli. Vediamo. 100 grezzo. Ah, forse sono assegnata di bianco sulla minimappa, fa vedere. Andiamo qui. Bel girocollo. Vediamo questo. Timbro, ah, ok. Ok, fammi andare su. Attenzione. Ok, qua ce ne dovrebbe essere un altro, oppure questo. Biomacchina clown. Pericolo, non procedere, guasto. Rottami, pericolo.
O se il carro armato è guasto. So, però qua segna... Cristallo. Non vedo... No. Beh, oddio, hanno gli occhi rossi, però... Non mi fanno danno. Ce l'avrà mica lui. L'area è questa. Andiamo. Meno che non lo trovo qua in giro. Ah, qua c'è un'altra cassa che non si può aprire. Sì, poi non so se me le ricorderò ste casse, però. Qua... Non si può, non ci si può arrampicare. Qualcosa mi dice che c'è da lui. Il timbro che mi interessa, vediamo. Oppure fammi dare un'occhiata prima di combattere. No, qua c'è il treno. Aspetta. Ah no, ecco, ok. Ok, no, non ce l'aveva lui. Qui mi serve, mi serve un passaggio. Ok. No. Ok. E qua però verremo attaccati. C'è nessuno? Sicuri? Oh. Infatti. Ok. Vedi come... Cioè, intendevo così prima. Cioè, adesso noi siamo a livello talmente alto per queste macchine che le liquidiamo subito. Dovremmo essere così anche con le altre per poterli difendere bene. No, sparo mega raggio. Tutte e due, ecco. Ecco, allora non lo posso raccogliere. Oh oh. Ah, ma abbiamo fatto... Abbiamo fatto il giro. Ma scusa, aspetta, no, non mi fa... Non me lo... è caduto lì, non me lo fa prendere. Scusa, abbiamo fatto il giro, ma... Cioè, è per tornare indietro, quindi... A meno che dovevo saltare, forse, non so. Fa vedere. Perché qua è alto. Qui è... A meno... Ah, a meno che... Aspetta. Vediamo se... Ah no, no, ok, ok, pensavo non si potesse tornare indietro, ok. Ok, allora torniamo indietro da qui. Aha. Orecchini rari. Va bene. Andiamo giù. No, no, andiamo giù. Giù, giù. Giù. Niente, non mi fa andare giù. Aspetta. Vuol dire che non si può cadere? Ah no, ok. Ok. Quindi diciamo dalle montagne russe non si può più accedere, cioè, al palco. Bisogna andare per forza dritti di qua. Che spasso, che spasso. Saremo felici insieme, insieme, vabbè. Questa. Fate l'amore, non la guerra. Questo è un pacifico. Già, già, vero. Un braccialetto, bracciale. Non vedo... Vediamo. No, questo posto... Quella donna mi ha chiesto la foto del posto, non è vero?
Foto di una parca registrata, perfetto. Qui sarà questo? Ah, il mondo è esilarante. Un timbro, certo, ti timbro tutto quello che vuoi. Ok, me ne mancano. Non lo so. Qua è segnato di rosso, però, quindi qua c'è sicuramente qualcosa. Sarà la missione dei timbri, forse. Aspetta. Eh sì, qua. Vedere. Qua ci sono solo questi tre. Ah, forse questo. Un po' strano. Evviva timbri, timbri, timbri. Vabbè, un timbro in arrivo. Ah, quanto adoro i timbri, non vedo l'ora di timbrare. Ok. E vai a timbrare il cartellino, eh. Poi manca qua avanti. Qua avevamo... Aspetta, forse un altro timbro. Vabbè. Vabbè. Adesso? Adesso si suicida. Ecco. Eh beh, è bello spettacolo. Proprio per il timbro, uno spettacolo. Pensa a te. Ah, timbro, timbro. Ok. Ma forse ne manca uno, no? Che dicono? Oh, Giulietta, Giulietta, solo pensando a te mi si scalda il nucleo. Vabbè. Forse sono... È da, sotto di qua, vediamo. Qua c'era una via, se non ricordo male. Sì, un ascensore. Ero già stato qui. Ok, andiamo.
Secondo me sì, però qua c'erano dei TV. Giochiamo. Ah, ecco. Questo va sconfitto. Porca vacca. Aspetta, com'è che era la cura? Così. Porca vacca, è di livello. Madò. Non mi vedo. Ok. Aspetta, No, ho cambiato. Ecco. Carichiamo. Madonna, è duro. Ma vomitano. Sì, comunque meglio stare qui, mi sa, Di là ero circondato, praticamente. E nonostante sono a livello 20, sono dure, Allora, spariamo un attimo. La carichiamo. Doppia carica. Ah, quelle dietro. Ok, sono quasi morte. Aspetta. Attenzione, mi vomitano. Ok. Quante sono? Ok. Carichiamo il colpo. Ok. Mamma mia. No, non volevo andare in alto. Ok. Comunque ho visto che dipende dalla spada, cioè dall'arma, il fatto che mando in alto l'avversario, non dalla combo o non dalla schivata. Proprio la katana che lo fa. Ok. Dai, sono rimaste due di livello 20. Carichiamo. Madonna. Porca cacca, mi ha preso. Calma, calma, però non mi ha seccato. Però usiamo... un po' di recuperi S. Qua però non vedo. Quanti oggetti. Aspetta, Vieni un attimo, se no non ti vedo bene. Ok. Ok. Ah, è rimasto ancora qualcuno? No. Ok, eccolo qui. Grazie per aver giocato con me. Vabbè. Ok, c'è qualcosa qui. Aspetta. Ok. Qui sì, c'erano le TV, ma... non ti fa vedere più la cassa. C'era anche una cassa che però non possiamo prendere, ovviamente. Vabbè. Vediamo quale sarà questo premio grandioso. Ah, ho ricevuto, mi sa, dei chip, vediamo. Tutti i chip. Tipo vendetta più 6. Ah, ecco, 35% di possibilità di riflettere 100% danni al nemico. Preoccupa un sacco. O vendetta più 4.
Questo 19. Ma occupano troppo spazio. Cioè, un conto è se magari non ho niente da mettere. Però torniamo su. Cioè, devo averne un po' di chip, non uno solo grosso e utile. Ok, torniamo all'entrata. Qua di missioni non dovrebbero più essercene, dobbiamo andare a vedere al villaggio delle biomacchine. Ah, questo mi era sfuggito. Ok, carissimo. Ehi, ho ottenuto tutti i timbri, ottimo lavoro. Spero che sia stata un'attività divertente. O forse no. Beh, non che importi, ormai l'avrai capito anche tu. Divertimento non dipende dall'attività, ma solo dal tuo atteggiamento e dalle emozioni che provi. Questo posto non è altro che uno specchio che riflette la tua vera natura. Ah sì? In ogni caso, ecco qui il tuo premio grandioso. Torna quando vuoi. Circuito, orecchini rari, ricarica veloce più 3, recupero L5000G e un bel po' di esperienza, ottimo. E fa vedere. Chip. Vediamo. Sarà qui, no? Difesa. No. Supporto. Ah, eccolo, questo. Riduce il recupero programma pod del 10%. 9, beh, è già una quantità accettabile, però... C'è uno spazio accettabile. Però... no. Va bene così. Ok, qua siamo a posto. Ah, salviamo. Magari sai... questo che si può fare. Allora... direi che tolgo questo... No, uso schiacciato. Ok. Allora, adesso andiamo al villaggio. Si andava da qui. Qui si è riformato. Vabbè, io raccolgo sempre 100G. Benissimo. Qua c'era lo scienziato, non l'ingegnere, dove investire i soldi, ma lo lasciamo sicuramente da parte, che i soldi servono per altro. Ho giusto provato una volta. Attenzione. Ok. Dov'è sta missione? Vedere la mappa. Dovrebbe essere qua in zona. Infatti, mappa. Ah, forse appena si esce probabilmente. Quindi qua. Ah, ecco. Robo ferraglia. Nande sono? Imano. So. Scusami, posso chiedere cosa è successo? Oh, è così imbarazzante, ma se proprio vorrei sapere, volete saperlo, stavo litigando con mio figlio. Ma non mi dire.
Non vuole darmi retta. Adesso se ne è corso via chissà dove. Non vorrei sembrarvi sfacciata. Ma potreste andare a cercarlo e riportarlo a casa? Io purtroppo non riuscirei mai a sopravvivere là fuori da sola. Accetta di aiutarla. Faremo il possibile. In fondo è un cuore d'oro, tenerona. Lite di famiglia. E dov'è andato? La mia macchina madre. Porta a casa mio figlio, ve ne prego. Vabbè, va a vedere la mappa. Fotografie. Ok. Inventore svitato. Ah, ecco, sono qui, sì. E no, qui niente. Qua non lo so. Cos'è? Aspetta. Fotografie. Ah, da riconsegnare. Ok. Ah, lite di famiglia. È andato qua. Ah, vicino a Robodojo, sì. Va bene. Potrei, magari. Magari, perché poi da qui magari andiamo verso il deserto anziché tornare indietro. Cioè, poi torno indietro una volta sola. Quindi, proseguo di qua. Ok. Ah, fatemi vedere se giusto giusto si è sbloccato qualcosa. それにしても母に子供か機械生命体が家族組織を形成しているなんて驚きですね。連れ戻したらお礼に脳回路を覗かせてもらえないかな。行き過ぎた探求心は悪趣味。冗談ですよ、冗談。 A vedere qua. Qui c'è una biomacchina grossa. Madonna. Vola, vola. Aspetta. Togliamo. Nonostante a livello 24. Togliamo abbastanza, Ok. Giù. Giù, dammi quello che mi vuoi dare. Ok. A parte l'esperienza. Ok, un bel po' di esperienza. Poi un bel po' di G. Vediamo. Sì, qua c'era centro commerciale, ma no, sembra che non si è sbloccato nulla. No, qui non si può interagire. Si doveva sbloccare sta porta sicuro, che ci condurrà secondo me giù. Vabbè, niente, solo per dare un'occhiata. Va bene. Quindi la missione è quella delle fotografie, praticamente in sospeso. Cioè, prendo quelle che posso, e questa però non posso prenderla. Allora, andiamo verso dove è scappato il figlio della madre. Adesso ha bisogno, ecco. Ma... Ok. Ecco qui. Alla, cos'è, la salopette? Ah, vabbè, cioè disegnata. Kowakatta? Mo daijoubu da yo. Hayaku motoro. Betsu no teki ga kuru kamoshirenai. Sonna dada o konenai de. Tobi, doushi yo. Konna chiisana kikai seimeitai no aite o shita koto nakute. Watashi ni mo wakaranai. Itteru soba kara kimashita yo, Tobi. Aspetta. Madonna. Vabbè, mi tolgono, ma non troppo, dai. Mm.
Ok. Basta. Dobbiamo parlargli, adesso parliamo. Aspetta. Ok. Stupida roba ferraglia. O母さん, 心配してたよ. だから僕たちが来たんだ. 一緒に帰ろう. Vabbè, quindi lui va e dobbiamo difenderlo, vabbè, ok. 僕たちから離れちゃダメだよ. ちゃんとついてきて. お母さん, 本当に僕のこと心配してた. してたよ. だから戻ってちゃんと謝ろうね. Vabbè, e adesso, scusa, le biomacchine aggressive ce l'hanno con lui per forza, cioè, dai, scusa, ha qualcosa che li attira, non so. Ecco, però se le eviti, carissimo bambino, magari... Ah no, va, sono arrivate loro. Porca vacca. Aspetta. Aspetta, lo difendiamo. Ok, carichiamo. Porca vacca, quei proiettili sono veramente fastidiosi. Dai, un po' è stato danneggiato. Ok. No, sono rimaste due, dov'è? Ok. Dov'è? No, aspetta, bambino. Aspetta, dov'è? Questa è di livello 16, però... è andata giù subito. Voglia adesso difenderlo. Beh, spero non aumentino troppo di livello. Qua ce ne sono due. Dove sono? Dove sono? Non le vedo. Ah, mizza, sono volanti. Oh, vabbè, volanti, guarda. No. Ok, nuovo livello. Non sparategli, non riesco a difendere. Porca vacca. No, mi sta facendo molto male. Non sparategli. Ok. Madonna, ragazzino, guarda, eh. Guarda, beh. Aspetta, fammi curare. Ancora un po'. Vanno, ma via come il pane le cure. Ok, fa vedere la mappa. Che mi dà una mano almeno a capire. Ci sono nemici. Devo accompagnarlo lì alla barricata sicuramente. Adesso fanno l'assalto finale, immaginavo. Beh, addirittura. Sì, ciao. Aia, mi ha ucciso. Porca, preferisco che abbia ucciso me piuttosto che il bambino, dai. Ho detto che alla fine arrivavano quelle più toste. Allora, rieccoci qua, ho cambiato asset. Aspetta. Ok, ho messo quello più pesante. Veloce, veloce. Vai, è andato giù, vai, vai, è andato giù, è andato giù.
No, è tornato su, bastardo. Aspetta, carico, carico, carico. Ok. Perché ho pensato magari con la... col set pesante le stordisco un attimo e loro così non attaccano il bambino. E infatti ha funzionato. Beh, ah, eccola lì la mamma. Sì, conviene in effetti tenere un set più pesante e uno invece più leggero, secondo la situazione. Ah, siete tornati. Grazie mille per avervi portato a casa. Sei proprio un bambino egoista. Come ti viene in mente di farmi preoccupare così? Ehi, non c'è bisogno di arrabbiarsi. Sniff, 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 sniff. Mamma, mamma, no, non piangere. Hai una vaga idea di quanto fossi in pensiero? Scusami, mamma, per favore, non piangere. Sniff, scusami tu tesoro, non avrei dovuto parlarti in quel modo. Oh, mamma. Entra in casa, amore. Io devo ringraziare questi androidi gentili per averti aiutato. D'accordo, ciao ciao androidi. Sì, è un po' ammaccato. A volte ho l'impressione che quel bambino sia un po' svitato. E non in senso letterale. Non immaginavo che disconnettersi dalla rete sarebbe stato così difficile. Non riusciamo più a capirci. Ma le poche volte che succede mi rende molto felice. Si vede. Grazie di nuovo per averlo riportato a casa. Non è nulla di prezioso, ma vorrei che lo accettaste. Vabbè. Cura letale più 3. Batteria rotta. 10.000 gira. Ricca la mamma. Ok. Va bene, ciao Ecco. La comprensione reciproca al di fuori della rete sembra un'impresa faticosa. Concordo, ma sembra anche divertente. Va bene, lite in famiglia completata. Vediamo. Nuovo chip. Sarà quella difesa, cura, sì. Il pristina 30% di punti vita per ogni nemico sconfitto. È una cura consistente, però però occupa troppo spazio, cioè devo togliere. Danno curativo, no, no, non è danno curativo, cos'è? Quello già, quello giallo supporto. Aumenta il tasso di rush oggetti nemici del 20%. E aumenta la distanza della schivata del 60%. È forte. Se però lo trovassi che occupa meno spazio, non sarebbe male. Curare il 30% di vita per ogni nemico abbattuto. Se affrontiamo un gruppo di nemici deboli, direi che sarebbe l'ideale. Comunque, adesso proseguiamo la nostra spasseggiata, diciamo, la nostra esplorazione. Vorrei tentare, ritentare con il maestro, non so, perché è 20 livelli praticamente sopra di noi, però giusto un tentativo per vedere se fosse possibile. No, è qua. Magari col set veloce, non so. Vediamo. Ok. Poi salvo magari, così. Allora, salviamo. Direi questo. Ok. Ok, aiutiamolo. Sì, ok. Peccato subito a tradimento,
calmi un attimo. E gli togliamo praticamente niente. Ok. Madonna. Pizzega. Ci ha massacrato. Direi proprio di no. Direi proprio di no. Posso... No, posso curarmi un po'. Però ci curiamo di pochissimo, ovviamente, però. Ok. Ci curiamo di veramente poco. Vabbè, senti. Usiamo to. Attenzione, ok. Ancora uno, direi stiamo così, dai. E andiamo verso il deserto. Visto che passo di qua, boh, ritentiamo questa qua di Jackass. Magari a sto giro ci riesce, non so. Visto che passo di qui, anche qua non ci sto. Provo una volta per vedere se ce la si fa. Aspetta. Porca vacca questo, vai. Dai. Oh. Ma manca. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ottimo. Hai visto, devo solo aspettare, salire di livello e magari avere la lancia, una lancia giusta. Dannazione, maledettamente dannazione. Sapete cosa ho scoperto? L'eccitazione che proviamo in battaglia è provocata da una sorta di sostanza chimica prodotta dai nostri circuiti che genera piacere. Credo comunque di poter isolare questa sostanza e trasformarla in un prodotto che aiuti ad affinare le nostre abilità di combattimento. Una scoperta sensazionale, tutto grazie a voi, visto? Ve l'avevo detto, non c'è niente come la scienza. Aspettate. Aspettate che sintetizzi quella sostanza. Quando ci riuscirò sarà tutta vostra. Ok, 1000G, 100 esperienza. Ok, quindi bisogna solo aspettare adesso. Va bene. Posso preparare una sostanza così complessa da un giorno all'altro. Tornate un'altra volta, d'accordo? Ma forse mi devo allontanare? Vediamo se mi allontano. Un po', mi allontano un po'. Non si illumina di rosso. No, niente, magari deve passare proprio un po' di tempo. Allora, però, mappa. Dunque, membro della resistenza scomparso, però come arrivo lì? La zona è questa. Forse andando di qua. Vediamo. Vado qui sulla sinistra, non so. Ah sì sì, ok, vedo. Ok, sì. Ci sono un po' di biomacchine però, mi sa. Qui. Resistance camp ni kakarete ita suretsu o zahyou ni henkan suru to kono atari ni naru hazu nan desu ga. Ok. Livello 32. E però ora che non devo difendere nessuno, magari. Urca. Aia. Aia. Vabbè, sì, ho salvato. Sì, ho salvato prima, ma facciamo continua. Allora, aspettate che ho ricevuto un messaggio. Jackass, tu sai cosa? Ecco. Mittente, Jackass, ehi, grazie a te sono riuscito a creare un medicinale usando le ricerche con cui mi hai dato una mano. Se hai un po' di tempo, provalo, ci si vede, Jackass. Faccio un salvataggio veloce. Ok. E quindi adesso, ah, è qua. Ah, vedi, mi sono allontanato a sufficienza, si vede.
Ah, scommetto che qualcuno è qui per provare la mia meravigliosa sostanza da combattimento. È passato qualcuno? L'ho già distribuita un po' in giro, è un successone. Ah, c'è un agio. Un assaggio che non puoi più farne a meno. Sì, so che non suona benissimo messa così, ma i vostri compagni Iora non sembra importante. Certo, ci sono degli effetti collaterali, come un terribile effetto destabilizzante sulla psiche. Ma non dovrebbe essere assolutamente un problema per modelli da combattimento come voi. Comunque, il primo giro lo offro io, provatelo e fatemi sapere. Farmaco e farmaco, 5000 G, esperienza. Se ne vuoi ancora, rivolgiti all'unità Iora nella zona del deserto con il petrolio. Aveva chiesto la ricetta, quindi di sicuro se ne sta preparando un po'. Ah, bene, abbiamo completato la missione. Ok, adesso però devo recuperare il mio corpo. Aspetta. Dobbiamo recuperarlo subito, visto che col tempo può sparire. E proviamo l'assetto pesante, magari sto un po' più a distanza stavolta. Resistance camp ni kakareteita ita suretsu o zahyou ni henkan suru to forse non così distante. Ocio. Aspetta, carichiamo. Ho preso quello dietro. Porca vacca, attenzione. Attenzione, non devo morire, sennò è un casino. No, aspetta che faccio confusione io. Ok. Ok. Su, giù. Mio corpo. Porca vacca. Ok, recupera. Esperienza, ok. Perfetto, tra poco salgo anche di livello. Aspetta. Ok. Ne segna, infatti, ne segna altre. Ok. Ok. Di qua. Nine S. Questo è duro. Porca vacca, se è duro. Vediamo. Proviamo l'altro set, magari più veloce. Sì, più veloce li faccio poco danno, però in breve tempo. No, che non vedo. Meno male da solo. Aspetta un attimo, facciamo una cosa. Vediamo se... abilità, programmi, mettiamo la gravità a tutte e due. Ma è durato pochissimo, dai. Per il pod, così. Vediamo. Eh beh, faccio poco. Yeah.
Ma dura troppo poco, dai. Forse va potenziata. Volevo tenerlo fermo un po', però... No, non ci credo, dai, aveva pochissima vita. Ma alla fine mi prende, ma guardate. Allora, rieccomi qua, ho recuperato il corpo, sono riuscito e ho rimesso il laser, perché si sa mai, e la gravità non è... Ok. ちょっと気になることを言ってたから。解析完了。当該機械生命体は仲間を破壊されている。その理由にレジスタンスの男性をここに呼び出し、最終的に破壊した模様。機械生命体が復讐した。そんな複雑な概念を持っているなんて、ちょっと考えづらいですが。 Grazie per non avermi fatto raccogliere i GG, cioè che è un po' una bastardata questa. Cioè, attacco distanza S. Kono itai wa resistance camp de irai sareta sagashibito de shou ka? Memori o shirabete mimashou. Kono hito mo fukushuu no tame ni koko ni kitan desu ne. Soshite yowai hou ga korosareta. Diario di un uomo, chip di memoria. Ok, immagino poi vadano riportati alla base. Dico bene. Vediamo. Infatti. Memoria senza scomparso, fotografie. Ok. Robodojo, ok. Adesso io direi, magari da qui, prima di tornare indietro, andiamo qua. Lettera misteriosa. E poi andiamo qua e facciamo l'altra fotografia. Poi andiamo qui. Ok. E poi da qui torno indietro, torno all'accampamento e vediamo se non c'è altro. Cosa molto probabile, visto che questo è a parte. Questa è a parte, non possiamo farla. Questo ok, mentore svitato. Questa è a parte perché non possiamo passare qui. Quindi anche questo e questo. Anche queste qua, secondo me. Quindi forse possiamo andare avanti con la trama principale.